Bellagio, la perla del lago di Como, richiama turisti da tutta Europa e da tutto il mondo. Dopo 3 anni di pandemia si profila una stagione da record, alberghi pieni fino a settembre. Ma stiamo andando alla grande, una stagione che ci ha trovato un po' impreparati per tutte le situazioni, perché non ci aspettavamo mai un numero così importante di persone. Abbiamo delle grosse difficoltà a reperire il personale, però si sta cercando di portare avanti una stagione che penso che potrà concludersi come la stagione record degli ultimi, da sempre penso, sul territorio sia comasco che anche lecchese. È un ritorno delle presenze dell'anno scorso per cui il turismo di prossimità, in più si aggiunge il nostro turismo tradizionale, l'americano, l'anglofano, e questo va a fare in modo che ci siano veramente tante persone e ci sia veramente una difficoltà anche a trovare le camere per queste persone, per cui una stagione veramente positiva. Fra i tanti turisti anche qualche VIP a Bellagio, proprio in questi giorni Aldo, Giovanni e Giacomo stanno girando le scene del loro prossimo film. Sono qua a Bellagio, nei giardini di Villa Melzi, stanno girando un film che sarà uno dei classici film di Natale. E sono in paese, per cui alloggiano nelle nostre strutture in paese, per cui li incontriamo alla sera, alla fine dei lavori, sono molto simpatici. Sono quelli che sono sia nella vita che nel film, per cui persone simpaticissime, amabili e sempre disponibili a scambiare due parole anche in giro per il paese.